Il club dedicato a Nando De Napoli e Chiossano San Domenico, grazie all'impegno e alla passione di Germano Young De Napoli, non è solo una casa per Lupiveri, ma un ombelico di Lirpinia, quella operaia e tenace del cuore gonfio di valori e sentimenti, la madre terra degli eroi maidomi del quotidiano, che è ben rappresentata da un guerriero dalla faccia dell'eterno ragazzo che ha iniziato a battagliare sull'asfalto delle stradine del proprio paese rincorrendo un pallone. Fernando De Napoli, detto Nando, di un paesino dell'Alta Irpinia, leggiamo sugli articoli e le statistiche di Wikipedia che saltano le sue gesta calcistiche. Nando, figlio di Benedetto, il barista del paese, Concetta, sua madre, una casalinga, oggi ha 94 anni ed è la vittoria più bella di Nando. È quella di potersi abbracciare con la madre ogni qualvolta rientra a casa, un abbraccio che vale di più di alzare una coppa dei campioni al cielo. Così come il club a Chiusano non è solo un club, Nando per il suo paese in particolare non è solo un mito del calcio, ma un campione nella vita, un esempio da seguire non solo per i successi che ha ottenuto, ma soprattutto per il suo profilo umano, l'umiltà che spinge la comunità orgogliosa di lui a gridare forte Nando, uno di noi, da sempre e per sempre. Talmente umile che il prode scudiero di Maradona nella Napoli dei prodigi, rambo tra i tulipani del Milan olandese, ma soprattutto lupo che si tinge di azzurro della nazionale con la maglia bianco-verde, che ha vinto tutto nella sua gloriosa carriera, quando è scattata in sottofondo la musica di Yellow Submarine, l'hit dei Beatles che accompagnava l'entrata in campo dei Lupi in Serie A nel Partenone che dettava legge, Nando, accolto da una standing ovation dei presenti all'inaugurazione del club, si è avviato verso il nastro da tagliare con il passo tipo di chi si appresta a battere un calcio di rigore, visibilmente emozionato dal dischetto. Dietro quel nastro ad aspettarlo c'è la sua storia, la favola infinita di un bambino che per gli scalzi sparava calcio a un pallone di plastica stradine della sua Chiusano. Nando De Napoli ne ha viste tante, però anche quella di stasera secondo me è una emozione che resterà nella storia, metterà in bacheca. Io penso proprio di sì, è come quando sono andato con la maglietta dell'Avellino in nazionale, è la stessa emozione. Sono rimasto come prima, come loro, come quando ci vediamo andiamo a cena, ci divertiamo e questo penso che sia l'esempio che io posso dare ai giovani, chi vuole arrivare in alto, chi vuole giocare a calcio. E per me questo, arrivare poi a fare due mondiali e un europeo, per me è stata è giocare poi 3 anni con l'Avellino in Serie A. Io quei 3 anni che ho giocato con l'Avellino non li posso dimenticare. Questo è un club che c'era già nell'80, a giugno dell'80 fu fondato da mio padre, che allora aveva la metà degli anni che ho io adesso. E poi noi dopo tanti anni che è stato chiuso abbiamo pensato di rifondarlo chiamandolo sempre come si chiamava una volta, Club 80, però aggiungendoci la dedica doverosa, anche se in ritardo, a Fernando, anche perché è un esempio di vita.